Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Mancava da tantissimo, sono riuscito a trovare un istante libero, ho detto diamo un po' di spazio a Spore, così possiamo continuare, magari arrivare a concludere la nostra grande missione di arrivare al centro della galassia. Allora, come dicevo forse la scorsa volta, se non mi ricordo più perché sono tipo 2 mesi che non apro Spore, l'obiettivo era quello di arrivare al centro della galassia. L'unica cosa è che da questa zona qua non si riesce a passare, perché qui i collegamenti sono troppo distanti ed è molto problematico. Le opzioni possibili sarebbero due. Una è quella di allungare da questa zona qua, quindi fare questo percorso qua, e l'altra sarebbe quella di fare questo percorso dall'altro lato. Ora, io l'altra volta rushando ho provato a fare il percorso da quest'altro lato, ma qui ho avuto dei problemi, nel senso che qui non riuscivo più a passare, a continuare, mentre forse la cosa più fattibile sarebbe andare dall'altro lato, quindi da questo lato qua. Ci vorrebbe molto 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 tempo e quindi credo che ci convenga lanciarci in questa grandissima impresa, perché là sono poi tutti Grox praticamente in ogni zona possibile e immaginabile. Allora, io vorrei cercare di non attirarne troppi addosso a me, intanto che... Ehi, 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 lasciatemi in pace, sono fuori dai vostri confini, ok? Allora, mo... una miseria, iniziamo bene, andiamo a tirare giù questo qua. Iniziamo da questo. Questo è dei Grox, questo è dei Grox, ok, ne dobbiamo tirare giù due. Iniziamo male, perché avremo parecchio da sudarcela. Allora, qua come sempre dobbiamo fare un seminanuvole caldo, e loro hanno dei pianeti quasi sempre freddi e con poca atmosfera. Ma credo che sia una questione abbastanza comune nello spazio di avere pianeti con poca atmosfera e freddi. E quindi, secondo me ci sta, ci sta. Comunque, come state, ragazzi? Siete contenti che è tornato Spore? Io sì, devo dire di essere contento di che sia tornato Spore, anche se, come vi ho già detto, ho perso un po' dell'entusiasmo per questo titolo, perché ormai siamo alla fine della serie e non sta più succedendo granché, non ci sono più grandi cose da fare, grandi... Ok, allora, questo è morto, adesso dobbiamo andare nell'altro. Ecco, tanto per cambiare questo bisogna un seminanuvole caldo. Che buggone enorme. Avete visto? Cioè, ma in realtà più che bug è stato un glitch grafico, che è apparso tutta l'acqua e poi dopo non c'era più acqua, è tutta roccia. Vediamo se ci basta l'energia, non lo so, io mi auguro davvero tantissimo di sì, perché altrimenti qui siamo un po' nei guai. Sì, dovrebbe, dai. Sì. Ci avanza anche... No, beh, in realtà adesso la stiamo utilizzando tutta, però... Yeah! Ora non so se ci convenga effettivamente farci distruggere o cosa. Perché tanto dobbiamo tornare comunque nella base più vicina. Vediamo un attimo un po' che cosa c'è. Vediamo, proviamo a rushiarcela un po' prima che ci distruggano, giusto per vedere se di qua è possibile farcela. Dove devo andare qua? Il casino è che essendo in 3 dimensioni le distanze, niente. Certe volte è chiaro dove puoi passare, certe volte no, perché sono, appunto, possono essere magari sullo stesso piano, ok, ma su un piano differente, no, non so se sono riuscito a spiegarmi. Cioè, nel senso, noi lo vediamo piatto, almeno. Tipo piatto, perché poi in realtà possiamo ruotarlo e tutto, però... Allora, dobbiamo passare di là, abbiamo detto. Allora, dov'è che ero andato prima? Ho fatto sto giro così. Qua
Così cosa? Via. Ok. Mo, allora, quello l'abbiamo liberato. Passando di qua, la. Proviamo ad approdare su questo. Secondo me ho fatto una gran cavolata, nel senso che avrei dovuto liberare un pochettino di più. I lavoratori del dipendente Carlo sono esausti. Esausti. C'è qualcosa che non va con, per la felicità di qualche pianeta. Potrebbero scioperare e fare un po' di casini. Allora, a parte che adesso non è che abbiamo più tanto problema di, cioè, bisogno di soldi, perché alla fin fine non stiamo facendo più nient'altro che combattere i Grox. Che già è una bella impresa, perché porca la miseria. Io non la facevo così difficile, invece hanno triliardi di sistemi, cioè uno potrebbe passarci 300 ore su sto gioco e ancora non riuscire a sconfiggere tutti i Grox. Cioè il fatto che abbiano 2600 sistemi, non so se oh, è una roba assurda. Ok, terraformazione 1. Aspettate che voglio capire se c'è qualcos'altro qua. No, dovrebbe essere stato liberato. Ok. Sì, ma siamo sempre nel loro spazio. Allora, vediamo un attimo. Proviamo a lasciarcela, proviamo ad andare qua. Proviamo ad andare qua, che non c'è tanta roba in mezzo. E quindi, a parte che non so se riusciamo a liberarlo, perché 2 ne ha 9. Ma non so se abbiamo energia neanche per un sistema, in realtà. Ci si prova, ma. Ah, questa volta invece è il contrario. Bisogna fare semina. No, aria condizionata. Che poi non è semina, non vuole freddo. Sì, però. Che poi strano, quella roba là mi sembrava del ghiaccio. Quello sembra ghiaccio, eppure dice che è troppo caldo. Boh. Ah, no, forse non aveva caricato bene. Immagino, perché adesso si vede che lava. Niente, non abbiamo più energia. Vediamo se ce la fa, se ce la fa, se ce la fa, se ce la fa, se ce la fa. Dovrebbe. Dai. Sì, ce la fa, ce la fa. Ce la fa. Ecco qua, perfetto. Ora, qua il sistema è comunque instabile. Allora, vedrei un attimo se. Ah, con la pausa è ottima sta cosa. Cioè, nel senso, quando arrivi là, puoi. Proverei ad andare su questo. No! Niente, non mi prendeva di là. Ci va un sacco di tempo. Sì, ok. Yeehaw! Ciao, ciao. È una roba infinita. Infinita. Cioè, capite perché ho deciso poi di non sconfiggere i Grox? Perché davvero non finisce mai sta cosa. Allora, uno. Due, tre. Quattro. Cinque. Vattene là, che ci colpiscano. Ma no. Ma deve essere girato diverso rispetto a prima, perché. Porca miseria. Sto sbagliando tutto, sto sbagliando tutti i percorsi da fare. Liberiamo questo, perché davvero ci sta menando giù di brutto. Qui in realtà neanche troppo, guardando la barra della vita, però. E due ce ne hanno qua. E beh, iniziando da questo. Ho davvero poca. Dovrebbe bastare un accumulatore di nuvole. Dovrebbe. Neanche troppa energia, forse. Vai, vediamo se così riesce a farcela. Forse sì, l'ho detto. Mannaggia il calo di frame.
Porca pupazza! Ma che geyser c'ha oggi? Oddio, no, il pianeta Mozus Kings. Non voglio perdere il pianeta Mozus Kings, ma non posso tornare indietro. Abbiate pazienza, ragazzi, è una situazione impossibile da gestire. Ho capito che c'è un disastro ecologico, però... Ma porca miseria, uno non ha abbastanza grane con i Grox che deve andare indietro per risolvere i disastri ecologici. Questo è un po' un problema. C'è, ok, uno strumento che si può posizionare su un pianeta che ti risolve la questione del disastro ecologico, nel senso che è molto meno probabile che capitino dei disastri ecologici. Però non è che elimina il problema, cioè nel senso lo riduce. Ma è comunque una gran fregatura. Detto tra noi, cioè è una roba, boh, che secondo me è stata gestita male. Forse in questo periodo sono un po' troppo scorbutico con spore, però ci sono alcune cose che avrebbero potuto fare meglio. Ma poi in realtà sappiamo che non hanno pensato questo gioco come a un simulatore spaziale, quindi... Oh, ma guarda qua, non ci sono tanti collegamenti. Forse se libero questo... Eeeh! Quattro sono qua dentro? Siamo pazzi? Siamo pazzi? Proviamo a rusharcela su questo. Vai, 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 vai. Sì, questo è l'unico. Dovrebbe. Non credo che ci basti l'energia, però... Oh, da quando ho detto ci sono solo seminanuvole caldo, adesso ce ne escono di tutti i tipi. Giusto per smentirmi. Aspira nuvole caldo. Ecco. No, non ce la facciamo, secondo me. Non ce la facciamo. E abbiamo mollato che era troppo lontano dal cerchino, infatti non ce la fa. Sta diminuendo sempre di più. Non credo che abbia abbastanza... Come si dice? Inerzia per andare là. No, infatti. Andiamocene, va. Wait, 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 calmini. Allora, io voglio un attimo provare ad andarmene. Qua posso. Qua posso. Qua c'eravamo incastrati, quindi via, via. No! Troppo un casino, vabbè. Via, andiamo via. No, dobbiamo fare di nuovo tutta la strada. Ok, potremmo fare una colonia dall'altro lato, però è uno sbatti perché dobbiamo comprare delle altre colonie. Non mi pare che ne abbiamo altre. No, in realtà ne abbiamo una. In realtà ne abbiamo una, però dovremmo... No, dovremmo un Kaiser. Possiamo usarla, sta colonia, volendo. Dove mi sono andato a incuneare adesso? Porca miseria! Che strada avevo fatto prima? Qua, qua, ok, qua. No, dove, dove? Qua, 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 là, ok. Poi devo andare qua, 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 là, via! Muoviti, porca di una miseria! Porca di una miseria! Cioè, vai qua, vai qua, vai qua, vai qua, vai qua. Quanti sono qua? C'è solo questo? Sì, c'è solo questo. Andiamo qua. Potete tenere la pausa, idiota che sono. Perché mi ha girato così la mappa? Non la volevo così. Forse perché ho spostato là, non lo so. Ah, semina nuvole caldo. Tanto per cambiare. Prima ho detto che mi smentiva e adesso invece mi conferma. Vabbè, allora mettiti d'accordo con la tua anima.
Mi spiace, Mozus Kings. Ah, gli animali Mozu sono morti, cioè noi quando eravamo animali. Che poi è strano che esistano. Cioè che esistiamo sia come creatura evoluta che come creatura non evoluta. Beh, per carità, in realtà non è troppo strano. Cioè, in un certo senso anche le scimmie sono degli umani non evoluti. Quindi, cioè, credo che possa essere un discorso simile. L'unica cosa è che qua sono perfettamente identici, quelli sviluppati e quelli non sviluppati. C'è solo il cervello di differenza, ma il comportamento è uguale. No, non il comportamento, cioè l'aspetto fisico, ecco. Dai, ce la fai, ma porca pupazza! Devo usare tutta l'energia per riuscire a prendere sto pianeta del Kaiser. Dai. Oh, alleluia! Tutti addosso a me sono. Questo, ok, quello è libero. Vediamo un attimo questo. No, non cambia granché qua. Allora, là devo andare qua. 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 Non so dove andare. Porca miseria. Non posso andare da nessuna parte. Là, ma mi allontano soltanto. Gran bel casino. Ma qui nemmeno posso andare da nessuna parte. Aspettate, arrivo fino al pianeta per controllare, ma no. Andiamo qua, vediamo se. No, non riusciamo ad andare da nessuna parte. Va a finire che siamo bloccati anche da questa strada là. E in tal caso sarebbe una brutta fregatura. Se fossimo bloccati anche di là, ragazzi. Non lo so, non lo so. Là c'è un buco nero, tra l'altro. Non ci sono dei buchi neri che conosciamo qua intorno. Se ci fosse un buco nero che ci fa arrivare più vicini, sarebbe una gran comodità, ma. Allora, torniamo in qua. Oh no, devo scendere su questo. Puoi andare su questo. È possibile che da una volta all'altra non mi ricordi più la strada? Ok. Guardiamo un attimo qua con calma, perché ci esplode. Allora, là possiamo andare, ma da altri no. E là non potevo andare da nessuna parte, quindi andiamo qua un attimo e vediamo. Possiamo andare solo là, solo là. No, possiamo andare qua, ma ci porta da qualche parte quello. Forse abbiamo visto prima che non ci porta da nessuna parte. 7, 8, ma no. Questo? Porta qua. Lasciami perdere. Ci porta qua? Ci porta qua, ci porta qua. Forse si passa. C'è una strada sola. Ma. Forse si passa. Siamo bloccati qua? Sembra che si torni indietro. Qua.
Questo, dove porta questo buco nero? Secondo me questa è la svolta, ragazzi. Se riusciamo a sbucare in questo buco nero. Possiamo fare una colonia dall'altra parte del buco nero, così ci evitiamo un sacco di grane. Sempre se non è sempre in mezzo ai Grox. Dov'è? Dove siamo? Siamo in una zona abbastanza periferica. Buono, troviamo un posto non troppo lontano che. Ma no, ma anche questo, cosa c'ha qua? Il problema è che non abbiamo energia. Mojo Skinks sta morendo, ho capito, mi spiace. No, ci sono degli animali qua. Mi pare che non posso piazzare una colonia se ci sono degli animali. No, ci sono delle specie senzienti. E non ho voglia di ucciderli, sinceramente. Ma fase. Sono fase tribù addirittura. Allora, andiamo qua. E adesso c'è qualcosa di. Allora, questo è libero, libero. Sono T0, non ce n'è nessuno con un'orbita verde, no? No. No, vabbè, andiamo su questo. Tanto per. Ci facciamo una base qua, così almeno possiamo. Terraformare non possiamo perché non abbiamo energia, credo. Credo che non ci basti l'energia per terraformare. E avremo bisogno di un aspira nuvole, un semina nuvole caldo, tanto per cambiare. Però, avendo piazzato la colonia, vuol dire che uno dovremmo poter comprare delle altre colonie, due potremmo ricaricare l'energia. Ma forse ce la fa anche. Ok, energia finita, vediamo se ce la fa. Perché se non fosse necessario ricaricarla vado a farmela distruggere dai Grox. Che conviene. E dovrei anche chiudere l'episodio, tra l'altro. Forse ce la fa. Dai, 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 ragazzi. Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Ce la fa, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Pianta piccola. Vai, vit, 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 vit. Pianta media. E pianta grande. Ok. Sì, raccogli un po' di tutto, va. Continua a spawnarne, lol. Vabbè. E poi ho bisogno di mettere gli animali. Allora. No, questo muore. Va a finire che ci vuole, non c'è l'erbivoro, non c'è l'erbivoro. Vai. No, ma tra l'altro lo smerbo è quello che usavamo noi. Dov'è andato quel mozzo? Ho visto che sei qua, mozzo. Ho preso anche delle piante, ma vabbè. Perché non è stabile? Ah, perché l'onnivoro andava messo dopo. Ok. Voilà. Perfetto. Ora non posso fare granché qua in questa colonia. Ma, wait. Ma tanto non me ne frega niente di fare una colonia qua, cioè sinceramente, basta che ci sia la base alla fine, che non mi produca niente. Questi Grox sono dei tipi duri. Infatti ho visto. Più che altro commercio, dammi un'altra colonia. Anzi, dammene anche due. C'è qualcosa che mi comprano a buon prezzo? 22? No, è poco. Pochissimo, pochissimo. Vabbè, chi se ne frega. Tanto abbiamo comunque 29 milioni. Dovrebbero bastarci in futuro. Allora, mo' che abbiamo una parte vicino a un.
Buco Nero dovrebbe risolvere abbastanza la questione, ma noi ci vediamo nel prossimo episodio perché per questo ne abbiamo combinato abbastanza. Speriamo di riuscire a raggiungere finalmente, se non il centro della galassia, un posto migliore, più vicino. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, ci vediamo nel prossimo episodio, l'ho detto tipo 3 volte. Ciao a tutti, buona giornata!